Cosa sono sti robi? Non lo so, sono dei manichini, li sta spawnando lui. Guarda che roba. Perfetto, una bella barricata qua. Credo sia abbastanza beh, pronto. Sì, non è male come... Ma oddio, ho detto! Porca miseria, Luca, vieni qua. Guarda chi c'è. Mezzo cuore. Mi ha lasciato con mezzo cuore. Oh, finalmente arrivati, Luca. Scarica i bagagli. Non vedo l'ora di mettere piede nella nostra nuova casa. Ma stavo iniziando a mangiare il gelato. Ma che schifo, poi sporchi tutta la macchina. Ma hai veramente problemi? Tu mi sedili in pelle e tu li sporchi con gelato. Dai, su, dobbiamo subito traslocare. Prendi un po' di pacchi qua. Ma è questa? Devo esplorare. È questa, ti piace? È molto eccentrica, capisci, come casa. L'hai comprata da bendato? No. Però l'ho comprata un'asta online, capisci? Quindi diciamo che è costata. Non possiamo nemmeno prenderci tanto. Questa? È no, molto più bella. È occupata. Se vuoi provare a bussare, chiedo al proprietario che te la dia, fai pure. E questa ma non c'è la porta te... aperta, Espi. Siamo sicuri che sia tutto in regola. Ma è tutto tranquillo. Ma l'agente immobiliare ha appena passato per controllare che tutto fosse a posto. Buongiorno. È grande, è grande. Bene? Mi piace. Hai l'hai pagata poco? Ha pagato pochissimo. Ovviamente ho dovuto sacrificare un po' della tua scorta di gelato. Però è un altro discorso, insomma. Cioè, abbiamo pure il 55 pollici. Sì, ancora il tubo catodico. Ma vedrai, è comunque bellissimo. E soprattutto, Luca, un sacco di piani. E mi è stato detto che ha anche un Guarda sacco di passaggi stanze. Segreti. È veramente passaggi fantastico. Segreti? Però, sì, anche passaggi segreti. Infatti mi chiedo come mai sia costata così poco questa casa. Perché è veramente, veramente bella. Vabbè, insomma, sai Luca, è inutile che stiamo qua a vantarci della nostra nuova casa. C'è un posto dove mettere il gelato? Sì, Luca, puoi pure mettere il tuo gelato. Ma non è questa la cosa importante. Guarda. Dobbiamo andare a prendere la nostra... Perfetto. Non me ne frega nulla del gelato. Dai, su, andiamo a prendere i nostri pacchi. Se no, non finisce più questo trasloco. Va bene. E preparati al trasloco, Luca. Che non Dobbiamo si sa mai... prendere tutte le scatole. Oh. Che cos'è quella cosa? Non lo so, è il vicino! Ma cosa il vicino? È un venditore porta a porta gigante! Magari ci vuole dare i biscotti! I biscotti? Ma secondo te... Benvenuto nel vicinato! Grandissimo Babbo Natale! Salve, buongiorno, signore! Perché ho una chiave lì? Oddio! Sei in grado... Oh no! Corri! 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 Ok, è andato! Si è ingrandito all'improvviso! E mi ha attaccato! È qualcosa di assurdo! Che cosa... Cosa vuole da noi? Porca miseria, ma prima non c'era! Siamo arrivati qui ed era tutto tranquillo! Okay, mi sa che vuole assaltare la casa. Ho un po' di roba dietro, ma la maggior parte dell'arsenale ce l'ho in macchina. Non ho preso tutto. Ok, dai, passami qualcosa, ma pensi che ce la voglia prendere? Forse un altro di quelle persone che hanno partecipato all'asta. E l'hanno persa. Beh, hai detto tu prendi questa, che fa sempre bene. Ah, una pistola? Ma sei sicuro che sia efficace contro quel coso gigantesco? Io non mi fido troppo. Carica le armi, Espi! D'accordo, ci vuole assaltare? Davvero? Deve passare sul nostro cadavere. Prendi un po' di queste. Cosa sono e queste? Un po' di queste. Ma scusa, e aspetta. Ma barricate sono. Ma che fortuna, meno male che me le sono tenute in tasca. Sì, ma cosa è per fare la prima guerra mondiale? Porca miseria. Abbiamo tutto quello che ci serve per barricare. No, ma è spettacolare questa cosa. Che barrica. Nessuno ci verrà a prendere la nostra casa. Poi, Luca, com'è che facciamo a traslocare? Nel frattempo dobbiamo anche chiamare la polizia. Perché non è giusto che ci vengano a rubare la nostra casa nuova. Ma che cazzo. E ora che arriva possibile? La polizia, Espi, lo sai che siamo in mezzo al nulla. Hai ragione, ci viene a distruggere tutto. Secondo me sarebbe in grado di calpestarci tutta la casa quel coso gigante. Ok, allora metto un pochino di spine di legno anche qui per evitare che passino dalla cucina. Togliti, stupido tappeto inutile. Ok, vai, tu pensa di qua, io parli col soggiorno. D'accordo, non ti preoccupare. Lo renderò una fortezza inespugnabile per qualsiasi usurpatore della nostra casa. Mi piace così, guarda quanta roba c'è. Ok, perfetto, io direi che la cucina è abbastanza fortificata. Qui invece come sta andando, Luca? Vedo come che sta procedendo alla grande, mi piace. Sono finestre alte, servono barricate alte. Penso che siamo abbastanza pronti. Qualsiasi cosa voglia fare, quello schifoso vedrai che... Vorrei mettere qualcos'altro. Oddio, che è successo? Luca? Luca? Sei stato tu? Hai fatto esplodere qualcosa? Quel botto? Credevo fossi stato te a cadere. Ma cosa? Io non cado così. Tira fuori le pistole, Espi. Assolutamente. Potrebbe essere qualcuno che vuole entrare. Attenzione, fai attenzione. Secondo me è un ladro, un rapinatore, oppure lui. Ma abbiamo barricato tutto. Come posso? È lui! Prendilo! No! Sparagli, cos'è sta roba? Sparagli! Ciao! Cosa sono sti robi, Espi? Non lo so, sono dei manichini. Li sta spawnando lui. Guarda che roba. E li continua. Hai visto? Sono come degli spiriti. Espi, non metterti davanti, facciamo? Luca, che ti faccio male. Oh. Dai, no, li facciamo fuori. Possiamo far fuori, però. Sono infiniti. Davvero sono infiniti.
E ci sono pure i robostiti. Ma che roba è questa cosa? Perché non vanno giù più facilmente? No, è troppo. Luca, munizioni. Via. Le munizioni. Fai un po' di parkour, Luca. Corri. Via. Sì, ok, così. E uno di qua. Parkour. Ce l'ho fatta. Luca, ti ho detto che ci sono un sacco di passaggi segreti. Oh, ce l'hanno con te. Ce l'hanno con me. Oh, ah no, adesso ce l'hanno con te, Luca. Fai attenzione. Come hai fatto a salire là? Devi fare il parkour qui su questo vasetto, ok? E ora di qua. Disgraziati! Grande, falli secchi. Però attento che se li fai secchi poi rispawnano. Perché è lui che li evoca. Ma hai visto? Lui ci ha perso di vista, Espi, mi sa. Perfetto, la nostra occasione allora per scappare. Fate spazio voi. Ok, però non so quanto. Fuori. Perfetto, non so quanto. Espi. Ottimo, andati. Però non so, Luca, quanto possiamo ancora resistere. Vedi, qua c'è un buco grande come una casa. Appena lui arriva sopra, riuscirà sicuramente a superare questo posto. Quindi dobbiamo barricare ancora di più. Qua? Mamma mia, non è possibile che ci continui a conquistare la casa così. Io sono pronto però a barricare. Qua si cade. Decisamente si cade. Fai buona attenzione, Luca. Ogni porta deve essere barricata alla grande. Altrimenti ci viene a prendere e ci fa la pelle. Si barrica alla grande. È qualcosa di più potente però, perché il legno, hai visto, ha fallito alla grande. Proprio ha fatto schifo prima. Vuoi qualcosina di più, Espi? Mi sa che il legno non basta, è abbastanza forte. Perché non facciamo che ti do un po' di questi? Cosa sono queste belle cose? Dei muretti fortificati. Aspetta, come idea. Guarda. No, filo spinato. Ma vabbè, ma spettacolo. Quindi vuol dire... Mettiamo? Aspetta, ho un'idea. Ho un'idea veramente, veramente ottima. Allora basta togliere questa cosa qui e mettere il... Sei pazzo? Hai rotto il meccanismo! Hai rotto il meccanismo! Dobbiamo tappare ancora meglio allora! Chiudi, lo sto già facendo qui, Luca, porca miseria! Vabbè, stai facendo diventare un labirinto. Dai, per cortesia, un po' di ordine. Altrimenti poi lo sfruttano. Luca, se fai 1000 muri, poi fanno il parkour e vengono fino a qui. Ti rendi conto? Hai ragione. Ma devi essere sveglio. Se si prendono le spine. Lo so, infatti. Facciamo un muro altissimo e poi in cima delle spine. Non possono assolutamente passare. A meno che non lo spacchino. Speriamo non abbiano il potere di spaccare pure queste mura, perché altrimenti siamo fregati. Bravo. Guarda che sono rinforzatissime queste mura, eh. Lo spero bene. Sono facili. Ok, e di qua, porca miseria. Vabbè, dai, direi che sono abbastanza messe bene. Cioè, non niente riuscirebbe a passare attraverso queste mura. Sfido chiunque a farcela. Vabbè, ma non è soltanto l'unico posto da barricare, Luca. Bisogna darsi da fare, perché anche qui ci sono potrebbero un sacco di porte. Da altre parti, cioè, decisamente ragione. Anche qui. Perfetto, una bella barricata comunque, qua. Credo sia abbastanza pronto. Beh, sì, non è male come cosa. Oddio, ho detto! Porca miseria, Luca, vieni qua, c'è una piccola emergenza. Cos'è? Qualcuno è tornato, qualcuno è arrivato. Se ne è fregato. C'è un manichino? Come c'è un manichino, Luca? C'è qualcosa di molto peggio. Guarda chi c'è. Mezzo cuore. Mi ha lasciato con mezzo cuore. Tira le mele. Hai visto che tira pure le mele? Allora, non lo Scusa, so come chiudi. Mai tira le mele. Lo so, chiudi, ho capito. Però intanto volevo mostrartile. Poi dobbiamo assolutamente barricare alla grande. Questo vuol dire che i manichini stanno per arrivare. Se lui è già qui, vuol dire che i manichini potrebbero essere qui da un momento all'altro. Sono i suoi adepti. Espi, dobbiamo equipaggiarci meglio. Le pistole non bastano. Un po' di cibo, intanto prenditelo. Oh, bravi. Perfetto, ok. E poi ti prendi questo e un pochettino di caricatori. Cosa sono? Ma mi sta riempiendo di cose. Porca miseria, ok, d'accordo, mi riequipaggio l'inventario. Caricalo, e questo è già molto meglio, Espi. Oh, non vedo l'ora di farlo assaggiare quel maledettissimo usurpatore della nostra casa. Ma adesso, Luca, bando alle ciance. Dobbiamo aguzzare i sensi, perché potrebbe arrivare da qualsiasi parte. Fortifichiamo ancora, anzi non so bene cosa fortificare, però. Guarda, c'è ancora questa porta da sistemare. Un bel po' di filo spinato ovunque. E qualche altro muretto. Sì, no, ancora 8. Perfetto, fortifica e vedrai che nessuno passa. Oh, Espi, piuttosto dietro di te. Dietro che di cosa? Te. Oh, no. Un manichino. Porca miseria, dietro, ma potevi esplodere un pochino prima. Sono tutti lì sopra. Fai esplodere cosa? La porta. Cosa fai esplodere? Ma come fai esplodere la porta? Tranquillo. Aspetta, io li tengo a bada. Ciao, fatti bravi. Ok, ricarica. Ma c'era veramente bisogno? Forte. Lo so che era una porta di ferro, ma veramente. Ok, almeno li teniamo un pochino alla larga. Ma Luca, così possono entrare da sotto. No, dobbiamo trovare un altro modo per difenderci. Un altro modo. Decisamente barrica. Aspetta, un po' di filo spinato che non guasta mai. Ok, così dovrebbe andare bene, Luca. Dobbiamo però trovare un posto sicuro. E soprattutto, com'è che riconquistiamo questa casa? È un incubo questo posto. Ma dai, ma è veramente assurdo.
Un bagno? Dici che a meno che... o hanno paura dell'acqua, altrimenti non ci sarà assolutamente utile. La nostra macchinozza! Quanto ci manchi, bella macchinozza! Chissà se mai riusciremo a tornare giù, o se finiremo i nostri giorni qui intrappolati da un sacco di manichini assassini. Dai, spacca, spacca, no, spacca! No, che no, ce la possiamo fare? Non voglio proprio. Dai, andiamo! Vediamo cosa è questo posto, Luca! Mi sembra ancora più strano dei precedenti. Speriamo che sia un buon posto in cui... Uscita. In cui fortificarsi, in cui isolarsi. Arte moderna? Non lo so cosa c'è in questo caso. È veramente strano. Mi piace. Guarda qui, c'è tipo un libro. Diario. Davvero? 15 ottobre 1969. Un singolo libro? Sì, un singolo libro. Aspetta, fammelo leggere perché potrebbe essere importante. I tempi sono difficili, non mi resta che vendere la vecchia casa di famiglia, ma un giorno tornerò. Finché avrò la mia cantina, nessuno mi potrà portar via quello che mi spetta. Cosa vuol dire questa cosa, Luca? È come aspetta. Se... ha a che fare con questa casa? Beh, penso di sì, insomma, stavo in questa casa, al libro. Io non ho visto. Chi è che è tornato? Cantine. No, nemmeno io ho visto di cantine, perché l'abbiamo visto con attenzione. Ti ho detto che ci sono passaggi segreti, ti ho avvisato prima. Ma lui parla di tornare, non è che è proprio il tizio gigante? È perché siamo venuti qua noi? Mi sa. Secondo me sì. Non c'era scritto nel contratto immobiliare, sinceramente. No, che non c'era scritto. Ma forse per questo che costava così poco la casa. È maledetta, è stregata, è quello che vuoi. È stata come se tu vai sempre a prenderlo. Sicuramente c'era scritto in piccolino, come nelle pubblicità. Ma lo sai che uno non so leggere bene e due poi so anche mezz'orbo. Quindi ovvio che non vado a leggere in piccolino. Ma a parte questo, Luca, c'è scritto che è grazie alla cantina che lui può tornare. Quindi se noi facciamo saltare in aria la cantina, magari riusciamo a risolvere questo problema. Va bene, andiamo a fare una visita in cantina. Aia, che male però. È stata una buona idea? Non lo so, siamo tipo nella dispensa del latte. Anzi, della colla, a quanto pare. Buongiorno. Oddio. Non c'è un altro di quei No. Non ci ha visto. No. Attento. Spara. Ci ha visto, sì. Porca miseria. Aspetta che devo ricaricare. Ricarica. Ok, sono deboli. Sono deboli. Sono deboli. Dov'è la cantina? Dov'è la cantina? Non lo so dove sia la cantina. Lui ci picchia. Ah, sì che ci picchia. Sì. Ricarica. E spara. Spara più possibile. Spara. Non a me però. Lo so, non l'ho fatto apposta. Basta. Aia. Fai fuoco. Cerca la cantina. Io vedo una porta lì. Ma è blindata, Luca, hai qualcosa in cui farla saltare? Sì, forse sì. Dai, fai qualcosa, Luca, allora. Io lo distraggo. Tu sfonda la porta della cantina. Okay. Dai. Fatemi sotto. Oh, porca miseria. Così. Cosa hai fatto? Non era questa la porta, era l'altra! Ops, porta sbagliata! Ma come? Sbagliato porta! Dai, aspetta, Luca, ci fa fare tempo e basta! Tieni l'occupati! Ok, devo mangiare! Prepararli. Sto... Tutti li occupati! Lo so, non è facile! Sciò! Ok, ma li continuo a spawnare! Più ne uccido, più spawnano! Dai, tutti bravi! Ciao! L'hai fatta fuori, Luca, ho sentito! È andata! Grandissima esplosione. Arrivo! Fini giù! C'è ancora il fumo! Ok, sto arrivando! Tutto libero? Io l'ho fatto esplodere! Non lo so, libero tu! Ok, perfetto! E ora possiamo andare verso... la cantina! Sì, abbiamo azzeccato esattamente questa! Dai, Luca, ci aspetto qui! Che buio che è da queste parti! No, c'è subito della luce però, dai! Prima che scendano, scommetto che anche loro sono in grado di scendere! Chiudi le porte! Decisamente la cantina! Ecco, bravo, chiudi le porte dietro di te, che non si sa mai! Porca miseria, sei buio inquietante qui sotto! Guarda quante leve! Guarda quanti meccanismi! E che cos'è questo? Cosa? Ma questi sono loro! Sono tornati! Ancora una volta! Venite qua, maledetti! Non non sparare! Che cosa vuoi? Sai cosa si fa con gli altari? Gli altari hanno proprio una cosa precisa che devi fare. Hai ragione, ci sono delle croci, l'unico modo per eliminarli è il fuoco. Sei sicuro che sia una buona idea? Fuoco! Dici che questo potrebbe essere la soluzione? Luca, vai. Guarda come brucia tutto. Luca, non troppo. Sì, non preoccuparti, va benissimo. Non esagerare. Luca, stai. Guarda che ti sparo. Stai bruciando anche me. Fai il bravo. Guarda che disastri fatto. Altro che soltanto loro. Sta bruciando tutto. Per forza che funziona. Gli stiamo bruciando tutta la cantina. A parte l'altare. Il fuoco espi elimina tutte le cose cattive. Sì, però ora dobbiamo svignarcela. Perché non sai mai, ci potrebbe essere una bombola di gas o qualcosa del genere qui sotto. Bisogna svignarsela. Ma lo sai il fumo quanto male fa? Ritorniamo su. E incrociamo le dita. Ok, siamo fuori. Ce l'abbiamo fatta. A pelo. È tutto tranquillo. Non c'è più il tizio di prima.
Decisamente. Forse abbiamo spezzato la maledizione. Sono libero. Quello che era. Finalmente questa casa non è posseduta. L'abbiamo comprata per un pugno. Sì, è un po' bucherellata. Ho fatto esplodere non due porte a caso perché ho sbagliato. Vabbè, ma scusa, ma te serve un cecchino di porte, qualcosa non di assurdo. Vista. Vabbè, comunque, Luca, abbiamo comprato un pugno di noccioline. Quindi dobbiamo soltanto rimuovere tutte queste fortificazioni. E poi diventa la nostra nuova casa. Immagini che spettacolo che sarà. Ma io c'ho fame. Tranquillo, Luca, ti vado a fare io un panino. Non ti preoccupare. Oh, grazie, io apriamo qua il frigo. Allora, oddio, oddio, Luca, no, via, 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 corri. C'è corri, qualcuno? Corri. C'è qualcuno? Certo che c'è qualcuno. C'è un altro manichino. Nel frigo, nel frigo. Ah, spacca, finto, spacca, 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 spacca. Come è finto? L'hai messo tu? Non si muove. È la nuova macchina del ghiaccio, Espi. Chiaramente mi stava tenendo il cono. Ma cosa stai dicendo? Ma quando è che l'avresti messo? Guarda. Io Luca non so quanto mi fido di te. Vabbè, ok. Allora mangiamoci il gelato e non pensiamo al manichino maggiordomo che c'è nel nostro frigo, va.